Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Covid, grosso balzo in avanti dei contagiati a Prato, la regione ne segnala in appena 24 ore 295 e ci sono anche 3 decessi. Il numero dei nuovi casi di coronavirus nell'arco di 24 ore segna un nuovo record nella provincia di Prato, 295. Tanti sono quelli rilevati nella giornata di ieri e comunicati oggi. Accanto al record di contagi che porta a 16.545 il totale da inizio epidemia, si contano altri 3 morti, una donna di 83 anni e 2 uomini di 75 e 88, tutti di Prato e tutti ricoverati al Santo Stefano. Ad oggi le vittime del coronavirus sono 396. È quanto comunica la regione nel bollettino diffuso oggi, che parla di 1.527 casi in Toscana con un tasso di positività, esclusi tamponi di controllo, di oltre il 14%. La seconda settimana di area pratese in zona rossa segna un cambio di passo, un netto peggioramento dell'andamento della pandemia. Si è passati da 846 casi tra il 13 e il 19 e i 1.172 tra il 20 marzo e oggi. Un aumento importante, un numero addirittura più elevato dei 944 contagi registrati tra il 6 e il 12, quando la provincia pratese era zona arancione. Sul fronte dei ricoveri, nell'area Covid dell'ospedale Santo Stefano sono 159 su 165 i letti occupati, 17 su 20 in terapia intensiva. Al centro La Melagrana tutti occupati 42 letti, mentre dei 40 disponibili al centro Pegaso solo 3 sono liberi. E tutta la Toscana passa in zona rossa dopo il riconteggio dei dati. Sentite Leonora Barbieri. Tutta la Toscana diventa zona rossa dal 29 marzo fino al 6 aprile. È quanto deciso nel tardo pomeriggio di oggi dal Ministero della Sanità alla luce del ricalcolo effettuato sui numeri comunicati dalla Regione Toscana, che fino a oggi dava per certa la zona arancione con numeri che sfioravano ma non superavano la soglia dei 250 nuovi contagi settimanali ogni 100.000 abitanti. Con il ricalcolo è stata superata ed è scattata la zona rossa. Il motivo del riconteggio effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità è legato al fatto che alcuni dati dei giorni scorsi sono stati comunicati in ritardo dalla Regione. Per la provincia di Prato cambia poco, perché proprio stasera sarebbe stata ufficializzata la conferma della zona rossa per la terza settimana consecutiva. I dati provinciali infatti non solo non sono migliorati, ma sono persino peggiorati. Questa settimana i nuovi casi sono stati infatti 1.162, mentre la precedente 944. Il punto sulla settimana dopo Pasqua sarà fatto venerdì prossimo, con la speranza che l'uniformità del colore regionale aiuti a frenare la curva dei contagi. Il provvedimento regionale si sovrappone a quello del governo per la zona rossa prevista in tutta Italia nei giorni 3, 4 e 5 aprile. E questo pomeriggio la Polizia Municipale è intervenuta al centro Pegaso 2 per un incredibile assembramento di persone in attesa di fare il vaccino e subito sono scoppiate le polemiche per la cattiva organizzazione. Sentite Claudio Vannacci. È dovuto intervenire anche la Polizia Municipale nel pomeriggio di oggi in via Galcianese per l'assembramento di persone che si è formato all'esterno del centro Pegaso 2 destinato alle vaccinazioni. Decine di persone accalcate fuori della struttura in attesa del proprio turno. Il problema, secondo quanto ricostruito dall'ASL, si sarebbe creato per l'alto numero di prenotazioni raccolte per oggi dalla Regione. Nell'arco del pomeriggio sono stati chiamati infatti 80 estremamente fragili, cui è destinato il Siero Moderna, che si sono aggiunti ai 180 da vaccinare con l'AstraZeneca. In tutto quindi 260 persone. Ieri invece gli appuntamenti ai superfragili erano stati appena 30. Il fatto che questa particolare categoria di persone sia spesso accompagnata da un parente ha fatto sì che il numero di persone in attesa aumentasse ulteriormente. Le vaccinazioni con Moderna e AstraZeneca vengono fatte al secondo piano della struttura, mentre il primo piano è dedicato ai vaccini Pfizer per gli ultra ottantenni. Evidentemente, alla luce di quanto successo oggi, qualcosa nell'organizzazione dovrà essere riveduta. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Matteo Biffoni, che ha chiesto che vengano fatti accertamenti per capire di chi è la responsabilità. In via Galcianese, chiamato da alcuni cittadini, si è recato anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno. Ho verificato una situazione di totale caos organizzativo, le sue parole.
Ritardi nella vaccinazione degli ultra ottantenni. Il presidente della regione Giani ha addossato la colpa ai medici di famiglia che subito hanno risposto e hanno rinviato appunto al mittente tutte le accuse. I medici di medicina generale respingono al mittente, ossia al presidente della regione Eugenio Giani, l'accusa di essere la causa dei gravi ritardi che la vaccinazione agli ultra ottantenni sta registrando in Toscana, fanalino di coda a livello nazionale su questo fronte. Il sindacato FIMG di Prato ribatte al governatore toscano ricordandogli i pasticci fatti nella scelta delle categorie da vaccinare e la scarsità delle dosi a disposizione che sono andate a danno della fascia più anziana della popolazione, che poi è quella più a rischio. Se qualcuno pensa a cosa vuol dire over 80, vuol dire muovere un mondo, vuol dire muovere pazienti che hanno già difficoltà di suo, vuol dire muovere i parenti. Abbiamo vaccinato secondo quelle che sono state le possibilità offerte, che ci sono state offerte. Sono pretestuose le dichiarazioni fatte dal governatore. Mi dispiace che abbia una considerazione della medicina generale di così poco conto. Credo che nessuno possa attaccare nessuno se uno dice chiaramente non ci sono le dosi, ma se questo non è, non vedo perché debba pagare una categoria che ad oggi è l'unica che ha dato una risposta positiva. Pur condividendo il giudizio sulla campagna vaccinale della regione, il sindacato SMI accusa i colleghi della FIMG di essere stati complici della situazione. Una situazione che ha almeno due padri, il governatore e i sindacati maggiori, che hanno fatto una scelta sbagliata, tanto più grave perché erano stati avvisati. Ora ci troviamo in questa situazione e invece di remare insieme c'è chi si diverte come i ladri di Pisa, scaricando sugli altri la propria presunzione. E sappiamo quali sono state fino ad adesso le ripercussioni del coronavirus sull'economia, non è ancora finita, intanto ci sono le previsioni nere, anzi nerissime, di Confcommercio Toscana, che parla per la zona di Prato di una perdita di posti di lavoro nel commercio e nel turismo di 2200 posti appunto. Agrati. Nel quarto trimestre del 2020 nel settore del commercio e della ristorazione sono stati persi 500 posti di lavoro e 2200 sono a rischio per l'anno in corso, mentre le ore di cassa integrazione in deroga utilizzate sono state 2.400.000 rispetto alle zero del 2019. A dirlo un'indagine condotta da Confcommercio Prato e Pistoia su 500 aziende, dove partendo dai dati INPS sull'anno della pandemia si cerca di fare una previsione sulla l'andamento del mercato del lavoro quando le attività riprenderanno. E i dati non sono confortanti. Per le imprese più strutturate del commercio il 91% dovrà fare a meno di oltre 5 lavoratori, mentre il 47% delle aziende più piccole del terziario ridurrà il personale da 1 a 2 unità. In alcuni settori come la ristorazione e il turismo spesso la mancanza di occupazione arriverà al 50% e probabilmente è già iniziata. Non vengono rinnovati i contratti in scadenza, non facciamo contratti per diciamo il lavoro stagionale e quindi già la riduzione di personale è già iniziata. L'indagine condotta nel mese di marzo scatta una fotografia molto precisa del settore. Le aziende hanno bisogno di non più di assistenzialismo ma di una ripartenza in qualche modo, qualunque essa sia, perché è assolutamente necessario ridare possibilità di aumentare l'occupazione. I nostri dipendenti per noi sono un grande valore e perderli è un grosso problema. Da oggi anche a Prato attivo il sistema zero code per poter prenotare direttamente dal PC o dal proprio smartphone gli esami del sangue, scegliendo non soltanto giorno e orario ma anche il punto prelievo in cui recarsi. Sarà più semplice per i cittadini pratesi prenotare un esame del sangue. Da oggi infatti non è più necessario recarsi agli sportelli o chiamare il CUP. Con il sistema zero code il cittadino può prenotare in modo autonomo usando il proprio PC o smartphone. Zero code è il sistema online della regione toscana e consente con 4 semplici passaggi di prenotare in autonomia il prelievo ematico indicando il giorno e l'orario più adatti alle proprie esigenze ed accedere così al punto prelievo
rilievi scelto. La prenotazione può essere effettuata solo con ricetta dematerializzata. Basta aprire il sito, inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica. Con più ricette l'operazione va ripetuta utilizzando il tasto aggiungi. Al termine dell'operazione basta stampare il promemoria dell'appuntamento, che sarà comunque inviato con un SMS al numero di cellulare indicato. L'attivazione di zero code è già stata sperimentata in diversi presidi dell'area fiorentina, della zona distretto di Pistoia e della zona distretto Valdinievole. Adesso parte anche a Prato, con i prelievi fissati dal 1 aprile in poi. In alternativa zero code sarà garantita al cittadino la prenotazione attraverso gli sportelli CUP territoriali, le parafarmacie, le associazioni di volontariato che hanno effettuato questo servizio e attraverso il call center aziendale. Il CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, ha chiesto al TAR di equiparare il corpo dei vigili del fuoco alle altre forze dell'ordine. La risposta è stata no. Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pur oggi operante in regime di diritto pubblico, non può tuttavia essere equiparato né alle forze armate né a quelle di polizia. Il TAR ha fatto suo il principio già espresso in passato dal Consiglio di Stato sulla richiesta avanzata dai Vigili del Fuoco di avere un trattamento economico uguale a quello delle forze dell'ordine, motivato dal fatto che sono identiche le funzioni di polizia. La questione è stata posta al Tribunale amministrativo dal CONAPO di Prato, seguito da Arezzo e Massa Carrara, dopo battaglie fatte di proteste, agitazioni e manifestazioni di piazza. Il sindacato ha chiesto la corresponsione dell'indennità riconosciuta alle altre forze dell'ordine e l'incasso delle differenze retributive fino a ora maturate. Richiesta respinta. C'è una radicale diversità dell'ordinamento dei vigili del fuoco rispetto a quello delle forze di polizia, scrivono i giudici amministrativi. Risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere in nome del principio di uguaglianza agli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco l'attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia. Il CONAPO ne ha fatto inoltre una questione di imparzialità della pubblica amministrazione, anche questa respinta dal TAR, che ha sottolineato che già la Corte Costituzionale ha limitato il campo all'organizzazione dei servizi antincendio di portata settoriale e non tale da legittimare una completa equiparazione ai compiti delle forze dell'ordine. Non ci sono altre notizie, grazie per averci seguito, arrivederci.